Avvocato Gebbi, a seconda edizione di questo premio Carmine Rodomonti, dedicato ad una figura che ha fatto la storia del calcio abruzzese, ma possiamo dire anche del calcio nazionale. Ma sicuramente sì, Carmine Rodomonti è stato un gigante nella storia del Teramo Calcio. Ha svolto attività sportiva nel settore arbitrale ad altissimi livelli, è stato dirigente sportivo di grande caratura, ha saputo individuare talenti locali e portarli alla ribalta nazionale, ha saputo gestire società, è un uomo che rappresenta lo sport teramano. Peraltro oggi c'è anche un pezzo di storia di questa società, che, personaggi che saranno premiati, che riceveranno appunto il premio Carmine Rodomonti, è anche un po' il modo per fare il sunto di una storia molto lunga e di cui Carmine Rodomonti fa parte a pieno titolo. Sì, ma io ritengo che una società sportiva non possa vivere senza una memoria storica che rappresenta ovviamente il sostrato di questa società. E questi personaggi che hanno fatto la storia del calcio teramano sono attualissimi perché rappresentano quella che è la passione, la fede ai colori biancorossi che vanno al di là di quelle che sono le società. È stata una delle prime persone conosciute quando venne a Teramo, a quell'epoca era il segretario e anche il direttore generale, oltre che direttore sportivo, e quindi credo che la sua esperienza calcistica abbia potuto aiutare quei dirigenti di quell'epoca, parlo di Rabbi, parlo di De Bernardini, di De Berardi Sercole, quindi è stata una grande figura per quello che ci ha rappresentato anche verso noi giocatori. Vuol dire tanto, innanzitutto ringrazio l'organizzazione perché mi ha chiamato, poi di Carmine c'è un bellissimo ricordo, sia come uomo ma soprattutto come direttore sportivo, perché mi hanno affidato la fascia di capitano, ero giovanissimo qua a Teramo. E devo dire che qualcosa mi ha insegnato, perché mi ha detto: Francesco, ricordati che bisogna ricordare sempre i cognomi degli arbitri, per cui ogni volta io imparavo il cognome dell'arbitro, per cui lo ricordo sempre con molto affetto. Lui è stato il precursore di quello che è l'attuale sistema arbitrale, soprattutto è stato un grandissimo tale scout e aveva una visione che comunque lo ha portato a scalare le vette nazionali e internazionali della dirigenza. Un grande amore anche per i regolamenti e forse la mancanza di conoscenza oggi dei regolamenti che crea spesso molte contraddizioni, molti equivoci e anche molte polemiche, se vogliamo, intorno al mondo del calcio. È sicuramente così, nel senso che quello che non si conosce in tutti gli ambiti crea problemi. Nel mondo del calcio ovviamente la mancanza di conoscenza del regolamento molte volte crea delle tensioni ingiustificate, ci servirebbe una maggiore informazione, però stiamo andando in questo senso perché la diffusione a livello televisivo del calcio a tutte le latitudini impone anche a colui il quale fruisce di questo sport di imparare necessariamente le regole.